Ciao a tutti, questa sera sono qui per presentarvi una nuova ricetta per produrre delle buonissime saponette fai da te e sono insieme al mio bimbo peloso, eccolo qua, il Pecu, di cui una sera vi racconterò poi la storia. Produrre le saponette in casa non è difficile, basta seguire delle semplici ricette per ottenere un prodotto naturale che rispetti la nostra pelle e l'ambiente. E le nostre saponette, una volta che verranno prodotte ben confezionate, potranno diventare delle bellissime idee regalo. Per non usare ingredienti anche pericolosi come la soda caustica, io ho acquistato su internet una base per sapone alla farina d'avena e al burro di karité, senza PEG e senza parabeni. Ho scelto poi degli stampini in silicone un po' particolari, anche se vi consiglio le prime volte di utilizzare degli stampini in silicone per cioccolatini, quindi semplici, di forma semplice che si possono, diciamo, aprire con facilità. Dei coloranti alimentari, se vogliamo fare le nostre saponette colorate, in questo caso ho preso un blu per farle azzurre, e poi per dare alle nostre saponette una profumazione ho utilizzato gli oli essenziali. Io le ho prodotte sia con l'olio essenziale di lavanda che con quello di geranio, perché sono due oli essenziali che hanno proprietà antisettiche, quindi antibatteriche, e che sono perfetti per disinfettare in modo appropriato le nostre mani. Questi sono gli ingredienti per preparare le saponette fai da te. Indossiamo i guanti per tagliare la nostra base per il sapone per evitare di sporcarci le mani. Poi lo dobbiamo sciogliere o possiamo utilizzare il forno a microonde per alcuni minuti oppure fare come faccio io e quindi far sciogliere la base a bagnomaria. Ricordatevi sempre di mescolare senza utilizzare i cucchiai per evitare di attivare la schiuma. Ecco, vi faccio vedere come fare, vedete? Per mescolare il sapone, come vi ho detto prima, senza utilizzare cucchiai di legno o altri utensili per evitare così che si formi la schiuma, di attivare la schiuma. Dobbiamo mescolarlo in questo modo facendo girare il pentolino. Ecco, vedete? Pian piano si scioglie la base. Adesso prepareremo delle saponette bianche opache al profumo di lavanda. Eccoci, la nostra base per il sapone è pronta. Aggiungiamo un po' di gocce di essenza olio essenziale di lavanda. Io ne metto un po' perché le saponette mi piacciono belle profumate. Ognuno poi, in base al suo gusto, le aggiunge. La mescoliamo bene in questo modo qua. Ecco, ricordatevi l'olio essenziale di aggiungerlo alla base per il sapone una volta che avete tolto la base dal fuoco, perché comunque gli oli essenziali sono termolabili, quindi si rovinano alle alte temperature. Quindi una volta che avete tolto la base dal pentolino con l'acqua, allora potete aggiungere l'olio essenziale. In questo caso, appunto, come vi ho detto, quello di lavanda. E andiamo a inserirlo nella formina. Invece adesso prepariamo delle saponette azzurre al profumo di geranio. Allora, aggiungiamo un po' di colorante alimentare. Dipende poi quanto vogliamo che il colore sia intenso. Quindi se le vogliamo più azzurre, chiaramente aggiungeremo più colorante, vedete? Mescoliamo sempre così, nello stesso modo, altrimenti attiviamo la schiuma utilizzando altri strumenti da cucina. Ecco, molto bene. Questo è il colore che mi piace. Aggiungo un po' di essenza di geranio. Belle profumate. E vado
poi mettere dentro le formine di silicone. Tenete presente che alcuni, per evitare la formazione di piccole bollicine nelle saponette, spruzzano dell'alcol denaturato dentro le formine in silicone. Io non lo uso, non ho avuto problemi di bollicine e comunque, essendo saponette fatte a mano, anche qualche piccola bollicina a me personalmente non disturba. Però se voi lo ritenete utile, potete appunto spruzzare dell'alcol denaturato dentro la formina in silicone prima di inserire la base per il sapone. Riponiamo le nostre saponette in frigo per 10-15 minuti fino a quando si saranno solidificate completamente. Qui ci sono le nostre saponette, guardate che carine, questa qua con la scritta I love you. Vedete, una bellissima idea regalo anche. Le potete fasciare con la carta, quella grezza, marroncina, potete aggiungere uno spaghetto bianco oppure un nastrino, un pizzetto e regalarle alle vostre amiche. È un'idea proprio carina. Eccoci, allora la nostra ricetta è terminata, spero che vi sia piaciuta. Preparate tante saponette, vedrete che vi troverete benissimo, vi lasceranno le mani morbidissime. E iscrivetevi al canale, che sapete che l'iscrizione è gratuita, così potrete essere sempre informati sulle nuove ricette che pubblicherò. E fatemi sapere se la ricetta vi è piaciuta. Buona serata a tutti, ciao ciao e a presto!